È un suicidio. Un suicidio assistito. Porca troia, hai pure fatto la cazzata. Porco due! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo terzo episodio di Pokémon Crepuscolo. Ragazzi, nello scorso episodio abbiamo salvato Arnold dalle grinfie degli zombie nella palestra e oggi ragazzi dovremo andare a ricevere il prossimo incarico da Dave per vedere che cosa ci aspetta. Non so ancora come è andato lo scorso episodio, spero bene, sto registrando subito dopo però perché veramente questo gioco mi sta prendendo tantissimo e spero che lo stia facendo anche con voi. Nel caso ovviamente lasciate un bel mi piace per sostenere la serie. Detto ciò ragazzi, c'era il gioco bloccato. Detto ciò, dicevo, andiamo a parlare subito con Dave. Ciao amico, sfortunatamente ci sono ancora delle cose da fare, ma c'è una speranza di salvezza, insomma. Davvero? Lo pensi? Certo, avrai sicuramente notato che i telefoni sono broke down in italiano, sono tipo blackout, non funzionano, insomma. Ecco perché la torre radio non ha più potere, cioè non ha più energia, scusatemi. Ma siamo riusciti a mettere a radio lower, che non so cosa sia, back to the grid, non so neanche grid cosa sia, spero di star leggendo bene. Il telefono, la compagnia telefonica, insomma, the mobile network, le linee, ecco come si... le linee, giusto, la rete telefonica è ancora offline. Se fosse accesa potremmo contattare i militari e in questo modo potremmo sopravvivere, insomma. Cioè potremmo salvarci. Sarebbe fantastico. E io ho un po' di gear con me. Potrei chiamare il professor Helm. Forse lui sa qualcosa riguardo a questo casino, insomma, a questo problema. Quindi vieni da Newburgh Town e conosci il professor Helm? Sì. Lo sappiamo benissimo perché stiamo giocando anche a Heart Gold. È stato colui che mi ha dato Brando. Wow, incredibile. L'unico problema è... The mobile pole has to be released manually. Pole non so cosa sia. Deve essere rilasciato manualmente. Non c'è nulla che si possa fare da qua dentro. Ethan, mi dispiace. Devi andare a riattivare la rete telefonica. Ok, perfetto. I also want to know how my mom and a friend of mine are doing. Voglio sapere che cosa stiano facendo mamma e una mia amica. Che suppongo sia Setra in realtà. Ma non c'erano luci alla torre radio. Non sta connettendo, sta impazzendo. Goldia, non sto capendo assolutamente nulla, mi prude il naso. Tutto ciò è cambiato. Quando abbiamo riattivato l'energia, anche le luci si sono riattivate. Almeno l'energia di emergenza è attiva. Penso che io possa farlo. Penso che io dovrei farlo. Ok, ho capito. Devo andare a riattivare sto cazzo di telefono. Mi sono anche rotto il cazzo. Never mind, sì, Nirvana, come as you are. Stavo ascoltando una cover prima. Dai, Ford, mi sono rotto il cazzo. Ho capito che devo andare alla Radio Tower a cercare di rimettere a Ah, ok, forse devo andare. Ok, stavo sbagliando tutto io. Ottimo, allora, usciamo. Queste transizioni nere veramente mi mettono un'ansia assurda. Ok, cagnolino lì è morto. Ho sbagliato. Ragazzi, ho paura perché l'infermiera Joy non ci può più curare, veramente. Non so come andremo avanti. La mia domanda è... No, lo sapevo. Perché l'ho fatto? Perché? Qualcuno mi ricordi perché? Perché sono sceso qua? Fatemi entrare, ok. Ok, attenzione perché, raga, io sono abbastanza... Vaffanculo, è vero che hai spento tu... No. Non fare un altro passo. Che cazzo... Team Rocket? Che cosa stai facendo qui? Oh, maledizione, mi hai spaventato. Rispondimi, che cosa stai facendo qui? Tu sei di Team... Non ci credo, pure loro ci mancavano. Tu sei di Team Rocket? Sì, sono fottutamente... Lo sono fottutamente, I'm fucking am, ok. Se farai un altro passo ti prenderò calci in culo. Ehi, stai tranquillo. Non vogliamo disturbarti. Vogliamo solo riattivare il potere. Vogliamo solo riattivare la torre radio. Stai zitto. Ci sono delle persone ancora. Ci sono dei non morti là sopra.
Bad enough that the lights è già abbastanza bad enough. Bad vuol dire sbagliato. È già un male che le luci siano accese là sopra. Mi sono nascosto qui nell'oscurità e ha funzionato bene. E ora vuoi andare di sopra per attirare quei mostri? Scordatelo. Non te lo permetterò, non ti permetterò di andare di sopra e distruggere la mia sicurezza. Dobbiamo. Abbiamo. Ok, ci ha preso per il collo, penso. Noi gli abbiamo detto che abbiamo un rifugio per i sopravvissuti e lui fa che non stiamo capendo un cazzo. Non. Allora non vuoi proprio capire, infame. Prick dovrebbe essere coglione, mi ricordo che lo disse a Kurt Cobain un po' di tempo fa. I have to kill you, ti devo ammazzare. Tu e il tuo maledettissimo Paco. No, come, oh! Ah, sì, c'ho delle doti recitative incredibili. Lascia il mio collo, io ti ho avvisato. Ora morirai qui. Brando, ok, forse devo. Penso che stia cercando di dire. Press, cosa? Ah, questo, ok, premiamo invio, premiamo invio, premiamo invio, premiamo invio, premiamo invio, premiamo invio. Forza, forza, forza. Ok, quanto mi ricorda Tomb Raider sta roba? Dimmi che sono sopravvissuto, ti prego. Brando, ti prego, dimmi che sono sopravvissuto. Ah, attacca, ok, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Ok, devo seccarlo per caso? Che sta facendo? Oddio, lui mi ha quasi ucciso. Ma l'abbiamo seccato? Uccidilo, Brando. No, ma che cattiveria, minchia! Ma no! Che violenza! Gold incazzatissimo! Oddio, cosa ho visto? Lui è morto. Sì, l'hai appena ammazzato, figliolo. Ho davvero un essere umano. Sì, l'hai ucciso. Cioè, l'ha ucciso il tuo Pokémon, però è come se l'avessi ucciso tu. Vieni, Brando. Andiamo. Ok, l'unica cosa che mi spaventa è che abbia detto che ci sono dei mostri qua sopra. Porca puttana, che urlo era! Ma che cazzo! Muori! Muori! È una di quelle che ci voleva seccare. Ok! Ma cosa? Questa donna è morta. Il sangue le scende dalla testa. Oh, ottimo, che cose belle, veramente. Penso che devo vomitare. Ok, perfetto. Forse non dovrei ridere. Ma dettagli. Ok, quelle lì, raga, sono tipo quelle che ci hanno cercato di ammazzare all'inizio. Ah, ok, perfetto. Sto cercando di vedere se c'è scritto qualcosa di particolare qua, però non sembra. Sono le classiche robe della Torre Radio. Ok, io non ho nemmeno pozioni ora che ci penso. Ok, qua forse ce n'è solo uno, vero? Sì. Oh, porca troia, però mi sta facendo malissimo. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Ti secco, ti secco, ti secco. Ok, ce l'abbiamo fatta. Sì, ma cavolo, io non ho più vita, come faccio? Cioè, non posso neanche salvarmi, sa. Vaffanculo, però. Fermi, fatemi fare una cosa. Io torno indietro, mi faccio furbo, torno indietro, vado nell'hideout e salvo. Vero che mi fai uscire? Dimmi che mi fai uscire. Grazie Gesù bambino. Ok, forse devo stare attento a evitare il ciccione che è sempre in mezzo alle balle. Ok, fermi. Fatemi salvare, mannaggia. Però salvo su un altro coso perché. Perché non ho più vita praticamente. Ma se io tipo esplorassi la città e cercassi qualche altra Pokéball, non dite che c'è qualcosa. Perché veramente se io vado avanti così è un problema, non ce la farò mai. Allora, qua dentro qualcosa di particolare? No, perché tanto abbiamo già visto noi, quindi intanto i cadaveri si spostano, giustamente. Non abbiamo lasciato nulla qua dentro. Perché, raga, obiettivamente se io vado avanti, cioè ci schiatto. A meno che al prossimo piano non ci sia una pozione. Questa potrebbe essere un'idea. Però, cioè, non mi risulta, sinceramente. Sempre in mezzo ai coglioni. Fammi andare, ok, perfetto. Da questa parte io non ho ancora controllato, ti prego. Dimmi che c'è qualcosa, dimmi che c'è qualcosa. Non c'è un cazzo di nulla. Queste porte qua sono tutte chiuse, vero? Mi sa di sì. Chiusa, sì, ho capito che è chiusa, grazie. Oh Gesù bambino, io mo che cazzo faccio però? Cioè, non ce la farò mai io senza pozioni. Proviamo a vedere, ma magari dentro mi danno qualcosa, non lo so, magari devo parlare con qualcuno qui e boh, magari la tipa del Bessprout mi dà una pozione perché veramente, se io vado così, ce l'ho in quel posto. Tanto l'infermiera Joy curarmi non può, a quanto. Cioè, ci riprovo, ma non mi pare che veramente non si possa fare. Porca troia, lo sapevo. Hey, Ethan! Ok, aspetta, questo qua potrebbe darci una mano. Hai perso degli oggetti. Non so dove io li abbia lasciati.
Ok, perfetto, nel bike shop, perfetto, adesso sarà sbloccabile. Hai la chiave grande, muah, muah, ti voglio benissimo, meno male che c'è lui, raga. Ok, perfetto, andiamo nel bike shop, ora mi sono rotto un po' le palle di leggere questi dialoghi che perdo le diottrie. Ho capito, devo andare nel coso shop, va bene. Tu non mi dai nulla, vero? No, infatti sei quella del Bellsprout, perché dovresti darmi qualcosa. Tu hai un'utilità? Hai aiutato Aro. Ok, cazzo, non ci do nulla. No, tu non. Ok, raga, sono tutti inutili. Se non ci fossimo qua noi, probabilmente morirebbero tutti quanti, dal primo all'ultimo. Adesso, raga, per andare avanti, io devo assolutamente andare nel bike shop e cercare di prendere quei cazzo di oggetti. Perché altrimenti non ce la farò mai, obiettivamente. Quel ciccione deve solo stare fermo perché non ce lo voglio in mezzo ai piedi. Dimmi che non ci sono gli zombie, ti prego. Ti prego, dimmi che non c'è nessuno. Dimmi che non c'è nessuno. Ok. Toolbox. Ok, torniamo indietro subito. Dovrebbe. Andiamocene da questo posto. Sì. Concordo. No, no, ti prego. Ti prego, no. Devo cercare di evitarla. No! Gioco bastardo. Perché è apparsa così a muzzo? Avevo finalmente trovato la roba. Allora, fermi, dobbiamo riparare. Oggi ho problemi con la parola parlare. Che probabilmente è un monito per dire che oggi sono dislessico, però va bene lo stesso. Ok, grazie per la chiave. Perché è dovuto apparire lì? Adesso sono abbastanza convinto che se io torno indietro da questo qua, mannaggia a lui, mi dà la ricompensa, mi dà le pozioni, riesco a curarmi. Mannaggia a me. Cioè, mannaggia il gioco, no, cosa c'entro io? Siamo a 12 minuti. E io in teoria vorrei finire la torre radio in questo episodio, ma non ce la farò mai perché veramente è un inferno sto posto. Allora, andiamo lì. Devo evitarla perché se mi metto. Forse le devo tirare una botta di quelle e poi provare a scappare. È l'unica possibilità che ho di farcela. Allora, sblocchiamo lo shop. Qua dentro, non è che è zona sicura che posso salvare. Grazie Dio, Dio esiste. Ok, perfetto, toolbox. Ok, dovessi schiattare, raga, abbiamo qua il salvataggio. Anzi, vi dirò di più. Io lo faccio adesso, che ho la toolbox. Allora, vediamo se ce la facciamo. Oh, colpo, colpo, colpo. Perfetto, sono, raga, un master di sto gioco, veramente. Mi hanno già dato il Nobel, il creatore è venuto qua e mi ha stretto la mano. Allora, o io cerco di tirarle una botta di quello oppure scappo così, perfetto, ce l'ho fatta. Oddio, cosa sei? No, non è possibile. Pure i Growlithe, ma sono aumentati a caso. Non c'è un motivo per sta cosa. Ma che cavolo, dammi la ricompensa che io c'ho Brando che sta schiattando. Porca puttana, è impossibile sto gioco, raga, veramente. È un cazzo di inferno. Vieni qua, dammene più di una di pozioni. Perché se non mi dai più di una pozione, t'ammazzo. Ok, fantastico, Ethan. Ok, dammi la ricompensa. Dammi la ricompensa. Non una merdata, eh. Ok, penso sia un'ottima cosa il fatto che abbiamo braciere. Transizione nera che odio. Ok, suppongo che abbiamo imparato. Congratulazioni! Brando ha imparato braciere, grazie Gesù. Il problema è che comunque c'ho poca vita. Devi fare attenzione con questo attacco. Perché? Che cosa intendi? Con braciere. Puoi colpire i nemici dalla distanza. Ok, non è come l'attacco scratch fisico. Ok, perfetto. Con braciere non verranno mandati indietro, quindi torneranno, insomma. Devi usare questo attacco se hai l'opportunità di schivare il nemico. Ok, perfetto, raga. Ci sarà utile comunque perché, ragazzi, seriamente, altrimenti siamo nella merda. Ok, premi S per utilizzare il braciere. Ottimo. È di fianco a Graffio. Questa è un'ottima cosa. Però, raga, io ho bisogno veramente di trovare pozioni. Perché altrimenti non ce la farò mai. Ok, non posso utilizzarlo finché non sono. Finché sono qua dentro. Allora, calma. Salviamo. Perché, raga, avete notato come questo gioco qua sia abbastanza infamotto. Quindi. Ok, perfetto. Porca puttana. Ok, non me lo. Non mi ero accorto che c'era un Growlithe. Cerchiamo di evitarlo subito. Oh, ok, perfetto. Ora vorrei provare ad andare giù per vedere se.
Se qualche strumento qui in giro lo troviamo, oppure se devo risparmiarmelo, stai fermo tu. Quella roba lì io la prenderei volentieri se solo avessi tipo un surf, un qualcosa del genere. Stammi lontano per piacere. E rimani qui per piacere. Ho detto per piacere troppe volte. Ok, allora, abbiamo quasi. Dai che siete rimasti bloccati per. Ho sbagliato strada! Ok, perfetto, siamo alla torre radio. Ho come l'impressione che ci schiatterò qua dentro, ragazzi, però non so voi. Se solo ci fossero delle maledette Pokéball, io raga spero con tutto il cuore che sulle prossime scale ci sia una Pokéball, ti prego. No, figa, non può essere, Verge. Ok, perfetto, sono riuscito ad aggirarlo. Chi cazzo sei? Chi cazzo sei? Chi sei? Chi sei? Chi sei? Cosa vuoi? No! Aiuto! 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 No, 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 no! Aiuto! 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 No, ok, sto andando in crisi, fermi. Cos'è quel Magnemite? Calma, 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 calma. Ok, perfetto. Devo cercare di evitare di prenderlo in culo. Vieni qua, no. Devo cercare di colpirlo così perché altrimenti non ce la farò mai. Devo assolutamente evitare che questo coso qua mi tocchi, perché se mi tocca penso di avere un solo PS, raga. Ci schiatto, sul serio. Vieni da questa parte, vieni, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni, vieni. Ok, t'ho preso, perfetto. No, 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 e porco due, porco, no, aiuto, no, veramente, veramente, questo, no, questo gioco è proprio infame, è infamissimo, guardalo, guardalo. Su, non so neanche io come ho fatto, ma l'ho seccato. Fermi, 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 tu stai tranquillo, tranquillo. No, no, porca puttana Eva, allora, porca puttana Eva, allora sei stronzo. Cosa che c'è la mamma troia? Parla questo, parla. Allora, fermi. Io ce l'ho il mio maledetto Ember, sì. Allora, fermi. Torniamo dentro e evitiamo sto growlithe merda. Via, via, via. Ok, perfetto. Tanto abbiamo visto che non c'è nessuno strumento. Io mi auguro che voi non abbiate visto un fottutissimo cursore per tutto l'episodio, perché sarebbe veramente una cosa fastidiosissima. Allora. Adesso che ho braciere io posso anche cavarmela. Io non è che mi sono dimenticato. Figuriamoci. Non è che potevo andarmelo un rimedio però qua dentro. Non sia, ma. Oddio, tu sei morto. Io sono tentato di parlare con i cadaveri, raga, obiettivamente, ma per il semplice fatto, non perché sono tipo necrofilo, ma perché voglio capire. Vieni qua. Ok, perfetto, t'ho preso. Non mi devi toccare, non mi devi assolutamente toccare. Ok, t'ho preso anche stavolta. Vieni su, vieni su, vieni su, vieni su, vieni su. Fai il giro, fai il giro, fai il giro. Bastardo, come hai fatto a schivarlo? Lo sei solo tu. No, dicevo, volevo vedere se magari come in Snakewood nei cadaveri ci fossero gli strumenti utili, ma evidentemente non è così. Ah, non l'ho colpito, non si sa perché. Ok, l'ho preso, l'ho seccato. Ottimo. Adesso c'è quello di sopra. Guardalo che è pure intelligente, a differenza di tutti i suoi compari. Allora, fermi, mi sa che con questo qua, se non uso graffio, sono fottuto. Porca troia, mi sembra tipo un boss questo, raga, obiettivamente. Ok, perfetto, l'ho colpito. Sono morto. Ovvio, 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 che domande mi faccio. Ma poi tra l'altro è già finita sta torre radio, non ci credo neanche per sbaglio che è già finita. Madonna, raga, però è impossibile questo gioco, cioè parliamoci chiaro, veramente. È un suicidio assistito. Porca troia, hai pure fatto la cazzata. Porco due! Ok, ce l'ho fatta. Mi sta sa. Porco! Sto sclerando. Ora, il fatto che io stia sclerando non è molto positivo perché non mi concentro, quindi. Calma. Esploriamo un po' la zona. Dimmi, dai, tu ce l'hai uno strumento, sei morto. No, no. Cioè, raga, non ci credo che veramente non mi danno una pozione per tutto il gioco. Veramente, ma potevi metterne due di pozioni? Minchia, non ho vita, che co come gioco io senza vita, spiegamelo.
Sì, figurati se è finita la torre radio. C'è tutta quella zona e merda lì. Porco due. Mi sale già il nazismo solo a pensarci, Dio. Colpisce. Guardalo! Guardalo che evita l'attacco. La merda. Dio, che nervoso. Muori, muori. Ma chi è quella? Perché c'è lei? Dio cristiano. Non ce la faccio, raga, veramente. Sto andando in esaurimento nervoso. Ok, perfetto, ce l'abbiamo fatta invece. Ok, l'ho colpito, l'ho colpito, l'ho colpito. Una volta, ma l'ho colpito. Fai il giro, fai il giro. Ah, mi ha inculato. Mi ha inculato tantissimo. Vabbè, succede. Succede anche ai migliori di essere inculati. Ok. Sì! Sì, ce l'ho fatta. Ok, calma, calma. Qual è il coso che devo fare? Questo. Questo cosa sta facendo? Si è bloccato il gioco, che è? Si è aperto qualcosa? No, si è aperto solo il coso giù, ma io non ho più vita. Dio, mono. Queste, ditemi che queste teste qua c'erano anche prima, vi prego. Porca puttana, guardalo. Guardalo se non c'ha la mamma bigola. Guarda, incredibile. Oh, ma che cazzo corri? Che cazzo corri? Oh, ma fermo! Cristo, Madonna, muori! Figa, devi morire. Madonna, figlio di puttana, muori. Ok, perfetto. E questo lo secco abbastanza facilmente. E questo è il problema, che... Porco Dio, non muore neanche per sbaglio. Ok, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Adesso manchi lui, manca lui. Però io quasi quasi... Qua dentro non posso salvare. Ok, qua dentro posso salvare invece. Qua dentro posso salvare invece. Allora, fermi. Ok, ci sono, ci sono. Ho seccato tutti e due. Ho un cosino di vita. Porco due, non posso salvare invece. Mi sono sbagliato. Allora, attiviamo sta roba. Ora io non so se scendere e andare a salvare oppure tentare la sorte. Io andrei a salvare su un altro slot a sto punto. Tanto per non rischiare. Ok, no, aspetta, da questa parte, ok. Io, raga, scendo, vado a salvare un attimo su un altro slot. Poi non so quanto verrà lungo questo episodio, perché qualche taglio lo faccio, perché secondo me viene fuori una roba. Cioè, lo faccio perché più che altro c'è stata una parte in cui non mi sono contenuto, ho cominciato a bestemmiare la Madonna. E quindi devo assolutamente tagliare quelle parti. Respira, creepy, respira. Che ci sono le gocciole. Ora, salviamo qua su Data 5. Sto facendo 300 salvataggi, raga, perché vi accorgete anche voi che se non faccio i salvataggi io non esco vivo da qua. Guardalo se non mi ammazza. Ok, perfetto, sono riuscito a evitarlo abbastanza bene. Cioè, si può che non mi stanno dando... Ma non dico due pozioni, una pozione, 10 PS di ripristino vita, veramente. Han pure diminuito, pensa a te. Vieni qua, brutto stronzo, vieni qua. Vieni qua. Ma che cazzo acceleri? Vieni. Ok, perfetto, l'ho evitato. Ora provo a evitare anche l'altra. Provo a evitare anche l'altra. Provo a evitare anche l'altra. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Ok, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Così. Ok, ho riattivato la compagnia telefonica. Ora dovrebbe funzionare. Ora possiamo chiamare aiuto. Andiamo. No, no, non l'hai fatto davvero. Non l'hai fatto davvero, non l'hai fatto davvero. Non l'hai fatto davvero. Non l'hai fatto. Non l'hai fatto davvero. Io non ci voglio credere. Non ci voglio credere che l'hai fatto davvero. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Io non voglio.